Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo preannunciato, non avrei fatto più video molto spesso perché onestamente non mi va più come prima. Però nel frattempo si sono accumulate un paio di cose interessanti che vorrei dirvi. Premessa, una di queste riguarderà una malattia della pelle che io ho. Quindi, prima di avere qualsiasi tipo di guaio, sottolineo che io non sono un medico. Questa è la mia esperienza dopo aver girato vari dermatologi che non mi hanno soddisfatto proprio a livello visivo, trattandosi di una malattia della pelle. E quindi tenete presente il fatto che non sono un medico. Ma andiamo con ordine. Prima cosa, un sito sconsigliatissimo. Il sito non lo scriverò nel titolo per evitare di avere problemi. Però ve lo dico qui. Si chiama The Keyless Store. Se riesco ve lo faccio apparire in sovraimpressione. E l'ho scoperto perché attraverso una sponsorizzazione di Facebook ho visto questa meraviglia qui. Questa un anello a forma di castello di Hogwarts, che era scontato, se non ricordo male, al prezzo di $24,99. E se riesco vi faccio passare anche la conversione in euro. La promozione sarebbe scaduta tipo il giorno dopo, quindi mi sono detto non perdiamo altro tempo, avevo altre cose da fare in posta e sono andato a fare una ricarica PostePay per acquistare questo anello. L'ordine è stato messo, signori miei, il 25 di novembre. Ora. Ok, che partiva dalla Cina. Mi va bene perfino il fatto che mi hanno messo in mezzo alle vacanze natalizie, però torno a ricordarvi che l'ordine è stato messo il 25 novembre. Bene, questo fantastico anello mi è stato consegnato, udite, udite, il 23 gennaio, che per me sono 3 giorni. Non so se riesco a farvelo vedere domani questo video oppure no. Comunque, decisamente troppo tempo. Tempo all'interno del quale a un certo punto si è creata una corrispondenza sia con il venditore e sia con il sito stesso, che si sono rivelati tra l'altro anche molto lenti a rispondere entrambi i soggetti. All'interno del quale io giustamente chiedevo: ma come mai non vedo nulla di tracciamento? Come mai non so nulla? Quanto devo aspettare? Anche perché non avevo voglia di chiedere il rimborso, in quanto temevo, fra virgolette, che poi l'articolo mi potesse arrivare e io nel frattempo avessi già chiesto il rimborso. Il tracciamento mi è apparso il 14 di gennaio, dopo che io avevo fatto l'ordine il 25 di novembre. Quindi non consiglio assolutamente il sito The Keyless, anche se mi hanno dato un codice sconto del 20% sul primo acquisto, io neanche me lo sono segnato, neanche ve lo scrivo. Ma veniamo al secondo consiglio. Io soffro di dermatite seborroica ereditaria fin dall'età adolescenziale. Credo che non sia l'unica forma possibile, ma questo chiedetelo ad un dermatologo per esserne certi. La forma che ho io, di tipo ereditario, tende appunto a manifestarsi sempre intorno all'adolescenza e si porta dietro fino alla tomba.
ha un carattere psicosomatico, nel senso che influisce anche lo stato morale della persona. Non ci dovremmo mai arrabbiare, cosa un po' impossibile, ma influiscono anche i fattori atmosferici, quindi caldo, freddo, umidità. A me personalmente porta ad avere la pelle molto secca, soprattutto in inverno. Ed è qui che un giorno, mentre stavo facendo un giro alla Coop e mi sono recato al reparto parafarmacia con l'intento di prendere il Guaraná, che ho preso solo una volta, poi ho avuto esattamente l'effetto collaterale indesiderato e non ho po più potuto utilizzare. Ho visto lei. Sulla confezione potete leggere: Aloe attiva della marca Nature Unique Cosmetics, crema riparatrice viso, mani, corpo. Sotto è scritta la stessa cosa in inglese: Repair Cream Face and Body. E tra l'altro non so dove c'era scritto che contiene anche olio di mandorla. Il che, questo per me è stato un bene, perché io prima utilizzavo una pomata che molti anni dopo ho scoperto che era al cortisone e che quindi non avrei dovuto utilizzare così tanto, alternata con l'olio di mandorla. Ho provato questa crema, che se non sbaglio dovrebbe costare intorno a 14,90 euro, qualcosa del genere. Ragazzi, il mio viso è tornato come nuovo. Io, se avessi saputo che sarebbe stata così miracolosa e avessi avuto soldi da buttare, mi sarei comprato tutto lo scaffale. Veramente. Ovviamente non sono guarito dalla dermatite, me la devo mettere ogni mattina, probabilmente finché vivrò. Però ragazzi, è un sollievo poter uscire di casa senza doversi ingegnare cos'altro mettere per non sembrare che Spider-Man abbia intessuto la sua tela su di te, o che qualcuno ti abbia grattugiato in faccia il formaggio a titolo di dispetto. Questa è la crema della vita. Io spero di trovarla sempre, dovunque la vita mi porti ad abitare nel futuro, o quantomeno qualcosa di equivalente. Come preanticipato, farò i video quando riesco, quindi non sono qui per dirvi ritorno a fare un video a settimana, perché almeno per il momento non sarà così. Non so se l'ho già detto prima, ma non credo. Siccome molti hanno fatto fatica a iscriversi al mio secondo canale di musica, vi lascio un piccolo tutorial dove probabilmente neanche parlerò, per farvi capire come si fa a fare una ricerca specifica all'interno di YouTube per trovare un canale, perché è possibile che il canale che cercate abbia un nome molto inflazionato e che quindi vi faccia trovare per primi video. Quindi io vi saluto e vi lascio al tutorial. Alla prossima, ciao.